Ciao a tutti, in questo breve video cercherò di aiutarvi ad inquadrare il problema dello spreco alimentare per trovare insieme delle soluzioni concrete. Pensate innanzitutto alla supply chain, alle varie fasi, come ho già appunto spiegato negli altri video. Pensate innanzitutto all'agricoltura, agli allevamenti, quali sono le soluzioni implementate al momento e quali potrebbero essere quelle nuove. Come ci sono soluzioni innovative, già esistono come il vertical farming, quindi questi magazzini che hanno vari livelli di agricoltura all'interno di esse e cercano di ottimizzare le risorse. Precision farming, ovvero diciamo sfruttare dei sensori, degli hardware e l'Internet of Things per andare a creare dei database che permettono poi di essere studiati e di trovare delle soluzioni per diminuire eventuali sprechi. Pensate al trasferimento, alla distribuzione e allo stoccaggio di queste merci, quindi cosa si potrebbe fare per magari migliorare le infrastrutture, magari con materiali nuovi o sistemi che possono andare a, per esempio, evitare di far penetrare umidità o altro. Pensate alla vendita, quindi quello che si potrebbe fare, magari creando un nuovo assortimento di prodotti, come l'ha fatto per esempio la Coop con questi prodotti unique che erano un po' più brutti degli altri, ma che comunque erano venduti a un prezzo più basso. Pensate alla gastronomia, cosa si può fare per diminuire lo spreco alimentare, ristoranti, magari proporre un progetto legislativo come quello di obbligare i ristoranti ad avere almeno due porzioni, porzione piccola, porzione grande, per andare o magari addirittura a misurare i grammi o introdurre il footprint, ovvero l'impronta ambientale per ognuno di questi prodotti. Pensate ai consumatori e iniziative come per esempio quella di Too Good To Go sul date labeling per andare a stimolare gli utenti consumatori a utilizzare di più i propri sensi piuttosto che buttare la merce così senza leggere bene le date. Pensate a mappare il network, quindi a magari studiare i siti di organizzazioni del territorio come GastroTicino, l'Unione dei Contadini Ticinesi, l'Organizzazione Ortofrutticola Ticinese, oppure il Tavolino Magico. Pensate ai comuni, alle soluzioni che vengono già implementate adesso per riciclare per esempio frutta e verdura che andrebbe buttata via. Pensate anche a come coinvolgere di più il cantone, magari tramite delle campagne di comunicazione, come per esempio quella Safe Food, quella dei ninja Safe Food, Fight Food Waste, che c'è a livello federale, magari introdurre, come anche viene fatto nel movimento di Too Good To Go, nei vari queste colonne portanti, come per esempio quella della scuola, quindi magari ideare un programma educativo per bambini, per andare a sensibilizzare il tema. E infine pensate a esempi oltre confine come in Danimarca, quello che viene effettuato magari con un programma di sussidi per gli imprenditori per andare a diminuire il food waste oppure direttamente ai consumatori. Pensate magari a supermercati solo food waste oppure anche a scuole sul food waste, quindi per andare a sensibilizzare coloro che lavorano proprio in questo settore. Pensate anche a altre soluzioni come la permacultura. E infine ci sono anche programmi di certificazione di ristoranti, hotel per quanto riguarda la sostenibilità, come ne menziono uno, EcoCook. Quindi pensate a tutte queste varie soluzioni e sono sicuro che riuscirete a trovare qualcosa di molto interessante.